50 anni insieme. Swaddling House, l'azienda nata a Torino, conosciuta per l'affettatrice, un must tra le botteghe e i ristoranti dallo stile italiano nel mondo, si è riunita in una serata di beneficenza lo scorso 29 dicembre nella sua sede produttiva di Grotta Zolina. Ad allietare l'evento il concerto jazz di Roberto Zecchini e della sua band. Il chitarrista Fermano, amico di gioventù del titolare Davide Longo, si è esibito all'interno del padiglione produttivo dei macchinari alimentari. Un centinaio di convenuti tra lo staff al completo del fondatore Mario Longo, il primo socio Leonardo Virgili, il sindaco di Grotta Zolina Alberto Antoniozzi, l'assessore ai servizi sociali di Fermo Mirko Giampieri, clienti, amici e collaboratori della grande famiglia Swaddling House, che non sono voluti mancare al traguardo del mezzo secolo di attività. Lo spazio Swaddling Factory è stato banco di prova per gli studenti del Polo Urbani di Porto Sant'Elpidio, guidati dai docenti dell'indirizzo alberghiero, dal maestro della pizza Francesco Genchi e dalla scottarella di Sergio Cerretani. Al termine, l'estrazione della tombola con premi, corsi di cucina e l'immancabile affettatrice modello vintage, il cui ricavato di 1000 euro è stato donato alla vicina fattoria sociale di Montepacini. Con il taglio della torta, lo staff di Davide Longo ha brindato al nuovo anno e ai traguardi a venire. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti, intervenuti. Io faccio una breve presentazione per spiegare un po' il motivo di questa serata. Quest'anno la Swaddling House festeggia 50 anni che siamo nelle Marche. L'azienda nasce a Torino e poi nel 1971 mio papà l'ha trasferita qui a Fermo inizialmente. Il collegamento con Roberto è un collegamento un po' particolare perché suo zio è stato uno dei titolari di questa azienda. Il papà è stato uno dei nostri rivenditori e noi siamo cresciuti insieme nella stessa via, quindi ci conosciamo da bambini. Ecco, quest'anno abbiamo deciso di fare questo anniversario, di festeggiarlo, creando insieme a lui una situazione un po' particolare, quindi non il classico evento che abbiamo fatto anche in passato, ma dedicare un po' di questo tempo alla cultura, quindi alla musica, e cercando di mettere un po' l'allegria ai nostri ospiti anche in questo periodo un po' particolare. Per cui ecco, io vi lascio, se Roberto vuole dire due cose mi farebbe piacere. Vi auguro di passare una buona serata e dopo la musica abbiamo un piccolo intermezzo culinario, per cui vi invito, ve lo dico subito, appena finisce il concerto di Roberto, di prendere questi piattini che abbiamo messo sulla destra, perché tra le prime cose che usciranno è la pizza, per cui cerchiamo di fare tutti attenzione nel momento in cui ci sarà la degustazione. Roberto, vuoi dire qualcosa? Grazie, buonasera a tutti, applauso, grazie. Dunque, vabbè, le cose importanti, quelle personali le ha già dette Davide, quindi la nostra amicizia, il nostro sodalizio necessario, nato quando siamo nati, infatti. E, no, la cosa particolare riguardo alla musica di stasera, suoneremo tutti i brani originali scritti e arrangiati da me e approfittiamo dell'occasione per registrare una produzione vera e propria discografica che Davide per l'occasione si è accollato dal punto di vista organizzativo e non solo distributivo, eccetera. Quindi siete tutti come dire, parte integrante di un disco che uscirà a breve. Presento i musicisti: Luca Vinisio alla chitarra, Samuele Brunori al basso acustico, Luca Di Nunzio alla batteria. E poi avremo occasione nel prosieguo di chiacchierare un po' sui brani, sui titoli, eccetera, eccetera. Sarà un viaggio, spero, piacevole per tutti. Chiedo che venga spento l'aria forzata, perché non sento niente, quindi se può essere. Grazie, buon concerto.